le sedute del 26 febbraio e del 5 marzo. Il sigillo della Regione ai volontari. Rinnovato l'accordo con il CIFILO. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nelle sedute del 26 febbraio e 5 marzo, ha proseguito la discussione sulla modifica della legge sulla tutela e uso del suolo, approvando con alcuni emendamenti gli articoli fino al numero 52. Il 26 febbraio l'Assemblea ha inoltre svolto un ampio dibattito a seguito della comunicazione richiesta dal gruppo PD del Presidente della Giunta Roberto Cota sulle dimissioni dell'assessore all'innovazione Massimo Giordano. Il 5 marzo il presidente Valerio Cattaneo ha comunicato l'adesione del consigliere Michele Formagnana al gruppo PDL e la propria al gruppo Misto e nel pomeriggio ha riferito all'Assemblea della costituzione del nuovo gruppo Fratelli d'Italia, presieduto da Franco Maria Botta, cui hanno aderito 6 consiglieri. Focus. Un riconoscimento importante della comunità piemontese a 2 realtà indispensabili nella nostra regione, il Corpo Volontari degli antincendi boschivi e i vigili del fuoco volontari. Grazie alle donne e agli uomini che ogni giorno lavorano insieme a chi lo fa per professione con una grande passione, con un grande risultato e soprattutto con un ruolo insostituibile. Si è svolta a Palazzo Lascaris la cerimonia di consegna del sigillo della Regione Piemonte da parte dei presidenti del Consiglio regionale e della Giunta, Valerio Cattaneo e Roberto Cota, ai volontari del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Antincendi Boschivi del Piemonte, in considerazione dell'opera particolarmente meritoria prestata in situazioni emergenziali di particolare rilevanza e gravità. Questo onorificenza, praticamente il nome stesso lo dice, un sigillo. Io penso che appunto sigilli, la fiducia e le aspettative che per anni la Regione Piemonte ha voluto riporre nella nostra associazione di volontariato, a sottolineare l'impegno che noi diamo a tutto il Piemonte, ma non solo, in realtà a tutta la componente nazionale di volontariato di antincendi boschivi come fiore all'occhiello che ha nome di Regione Piemonte. Questo penso sia il traguardo raggiungibile e che la Regione ha voluto sottolineare con questa onorificenza. Ma un riconoscimento importante per una componente che è sul territorio piemontese da 250 anni, questo è molto importante, e anche un riconoscimento a chi in questi ultimi anni ci ha lasciato la vita perché credeva in determinati valori, ma soprattutto è anche di insegnamento in questi momenti assai difficili che così il mondo economico e politico sociale riconosce. Grazie a questa iniziativa di cui abbiamo oggi firmato il rinnovo, i nostri gruppi hanno la possibilità di frequentare le istituzioni piemontesi e di ricevere, come si dice in inglese, un briefing molto accurato sulla importante realtà piemontese, sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico, delle sue eccellenze industriali e delle sue eccellenze anche gastronomiche e alimentari. In occasione dell'apertura dell'anno accademico è stata firmata tra il presidente Valerio Cattaneo e la direttrice Patricia O'Donovan una lettera di intenti tra l'Assemblea regionale e il Centro Internazionale di Formazione. Il documento prevede, tra l'altro, che il Consiglio regionale ospiti presso la propria sede i corsisti CIFILO per fornire loro informazioni relative all'attività istituzionale del Consiglio e della Regione Piemonte. Questo accordo è molto importante per il nostro centro e siamo veramente felici di rinnovare la collaborazione che ha ottenuto ottimi risultati nel passato. Ci tengo a dire al Presidente del Consiglio regionale che per la seconda volta ho l'opportunità di firmare con loro un accordo che riflette fedelmente la stretta collaborazione e le relazioni positive che auspico possano continuare in futuro. In breve. Anche se privo di sbocchi sul mare, il Piemonte ha offerto e offre un apporto non trascurabile alla storia della marineria italiana. Per valorizzarlo e analizzarlo meglio, la Biblioteca della Regione ospita la mostra Il Piemonte sul mare dal Medioevo a oggi, la Marina Sabaudo Sarda 1260-1861 e l'apporto del Piemonte alla marineria d'Italia dall'Unità ad oggi e un ciclo di conferenze nei mercoledì di marzo dedicate ai Savoia e al mare. L'esposizione, curata dal Museo Civico Navale di Carmagnola, è visitabile fino al 17 aprile. La sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte ospita la mostra Fogli botanici, le famiglie della flora d'Italia nell'erbario di Alfonso e Ada Sella, nelle fotografie di Angelo Garoglio, curata dalla sezione di botanica del Museo regionale di Scienze Naturali.
La rassegna è visitabile fino al 10 aprile. Nell'incontro su Le opere dal carcere di Pietro Giannone, un progetto europeo organizzato dall'Associazione degli ex consiglieri regionali, sono stati anche presentati i volumi dello storico e filosofo settecentesco Storia del pontificato di Gregorio Magno e Apologia dei teologi scolastici, curati dalla Fondazione Luigi Einaudi, Edizioni Aragno. Sono intervenuti Franzo Grande Stevens, presidente della Fondazione San Paolo, Giuseppe Recuperati, professore emerito della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, Frederick Leva, redattore della rivista Storica Italiana, e le curatrici delle opere Chiara Peirani e Liliana Cecchetto. La strage della Benedicta, avvenuta nell'aprile 1944, fu un'esecuzione sommaria di partigiani appartenenti alle formazioni garibaldine, compiuto da militari della Guardia Nazionale Repubblicana e reparti tedeschi in località Benedicta, presso Capanne di Marcarolo, nel comune di Bosio, nell'Appennino Ligure. Per ricordare i fatti, si è svolta presso l'Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria la Serata Benedicta, organizzata in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Presentiamo il nuovo DVD Il senso della libertà, che intervista i protagonisti dei fatti che si sono svolti alla Benedicta. È anche l'occasione per presentare al numeroso pubblico i lavori che si sono svolti nel parco e nel sentiero della pace, nel recupero delle cascine, e contemporaneamente i lavori che si stanno svolgendo per il centro di documentazione. Nel Museo del Carcere Le Nuove di Torino ha trovato la propria stabile collocazione la mostra articolata nelle due sezioni Con forza e intelligenza sul movimento femminile in Italia dal 1900 al 1946 e Dall'uguaglianza alla differenza sulla nuova identità femminile in Italia dal 1946 al 1999. La rassegna costituisce un importante documento e veicolo di conoscenza voluto dalla Consulta Femminile Regionale del Piemonte, realizzato con grande rigore da Aida Ribeiro. L'Accademia Italiana della Cucina ha assegnato il premio Paolo Bertani al grande chef Paolo De Maria a Palazzo Lascaris in chiusura del convegno La cucina italiana nel mondo, formazione, immagine e qualità. Nato in Piemonte, lo chef De Maria svolge la sua attività come ambasciatore della cucina regionale nel mondo a partire dal suo ristorante a Seoul in Corea. Sono veramente onorato di questo premio, sono venuto apposta da Seoul a ritirarlo. Devo dire, sono molto contento del mio lavoro e sto cercando di fare del mio meglio per portare alto il nome della cultura italiana e dell'eccellenza italiana. Nel 2010 il sindaco di Seoul mi ha dato la cittadinanza onoraria grazie al fatto che avevo scritto un libro di cucina italiana in coreano e in inglese. Immagini color seppia, scorci in cui lo spazio ritratto si coniuga al passato, ammantato dalla patina del tempo che fu, evocando mondi lontani. Sono le fotografie di Visioni Piemontesi, paesaggio e architettura in 100 anni di fotografia. Mostra visibile a Palazzo Lascaris fino al 29 marzo. Una cinquantina di scatti realizzati fra il 1860 e il 1960 dall'obiettivo di abili autori rimasti anonimi, ma anche da maestri della fotografia del Novecento, come Riccardo Peretti Griva e Secondo Pia. Sono una selezione di immagini del Piemonte perché non poteva essere e né voleva essere una mostra esaustiva o didattica sulle bellezze del Piemonte. Volutamente sono state affiancate vicino a immagini di autori noti, autori locali o a volte perfettamente sconosciuti, ma portatori di una serie di documenti infiniti all'interno delle loro immagini che risultano più ingenue, magari più intime, ma ricche di significato. Il catalogo online della Biblioteca della Regione Piemonte si è rinnovato con una nuova grafica e maggiore facilità di accesso al prestito. Tra le nuove possibilità offerte ai lettori c'è la Digital Library, l'edicola digitale che consente l'autoprestito online di molti ebook, non di proprietà della biblioteca, ma ad accesso libero e scaricabili. Poi i link ai maggiori siti di news regionali, nazionali e internazionali ed infine il servizio Chiedi a bibliotecario per poter richiedere assistenza e informazioni direttamente dal web.
Come vedi Palazzo Lascaris è il concorso di fotografia su smartphone lanciato dal Consiglio regionale. Partecipare è semplice, basta scattare una foto della sede del Consiglio con Instagram, il network del photosharing, e pubblicarla utilizzando l'hashtag cancelletto InstaCRP. Gli aspiranti fotografi potranno ritirare subito un gadget in regalo all'URP in via Arsenale 14. A fine anno un gruppo di esperti sceglierà le foto migliori, che verranno premiate a Palazzo Lascaris. Oltre 50 iscritti in un solo mese, 450 in totale da quando è stato avviato. Ampio l'interesse anche da parte di enti pubblici e organi di informazione per il servizio Info Atti del Consiglio regionale. Un modo veloce per essere informati via mail su provvedimenti legislativi e deliberazioni, interrogazioni e interpellanze presentate, discusse e approvate in aula e in commissione. Per accedere dal sito www.cr.piemonte.it, tendina Leggi e Banche Dati, si clicca su Info Atti del Consiglio e si effettua la registrazione.